Il momento che stiamo vivendo è uno dei più difficili dal dopoguerra. La crisi ha messo in ginocchio l'intera economia europea. Le famiglie e le industrie europee sono state messe a dura prova. L'intera Unione Europea è stata colpita brutalmente e ha ceduto il passo alle economie emergenti che stanno crescendo sempre più velocemente. Le istituzioni europee hanno fatto molto per salvare i soldi dei paesi dell'Unione Europea. Il patto di stabilità e la crescita è stato rivisto e implementato. È stato istituito il semestre europeo che garantisce un coordinamento ex ante delle politiche nazionali, prevedendo gli squilibri macroeconomici, e sono state istituite nuove regole per il consolidamento fiscale. È inoltre notevole l'impegno della BCE e del suo presidente Draghi, nonostante le continue opposizioni tedesche. Il meccanismo antispread, da poco avviato per aiutare i paesi più in difficoltà, è stato servito a calmare i mercati riducendo la speculazione. Combattere la povertà e ridurre le disuguaglianze sociali è uno degli obiettivi principali di Europa 2020. La strategia di crescita che ci siamo dati nel 2010 per rilanciare la crescita europea. Quello che vogliamo è un'Unione Europea che sia solida e al contempo solidale. Un'Unione Europea che sia più omogenea e che assicuri uguaglianza di condizioni a tutti i suoi cittadini. Maggiore solidarietà quindi deve essere il pensiero che dovremmo accompagnare questo Natale. Dobbiamo tornare ai valori giudaico-cristiani, abbandonando modelli consumistici che per troppo tempo si sono perpetrati nella nostra società. Questo Natale dovrebbe essere all'insegna della responsabilità e della solidarietà, pensando ai meno fortunati, qualche regalo in meno e pensando invece a chi sta soffrendo in Italia e nel mondo. Con questo auspicio porgo a voi i miei più sinceri auguri e per un sereno Natale e per un felicissimo anno.